Mario è uno sfigato. Sì, non si sta accorgendo che è all'interno di un destino che lo sta usando, lo sta manovrando. Con la pittura non ingrana, con Lucrezia non conclude mai. Ah, e poi c'è di mezzo Papalluzzi. Lui lo vede come fumo negli occhi. Che? No, no, più fumo. Che? Più fumo. Che? Le casse hanno in bianchino? Hanno spiantato poi come quello, con tutto quello che Lucrezia può pretendere. Oh, Lucrezia, sto bene mio, è la meglio dei Trastevere, è a da pretende. Tommaso mi sta bene. È bello ai Dante ricco lui, se vede che è gagliardo. Lui far bagno 30 lì bagli occhi, con Tommaso va sta alla grande, altro che ristrettezze. E poi pensa quanto c'ho da guadagnarci io, e no? Basta con sti burini senza sordi, nobili, ricchi, con tanta voglia di divertirsi. Giù, zaccate che è, zaccate, giù, bagli occhi come una fontana. Sti due pezzenti che mi trovo d'attorno possono pure andare a pestrarci in Tevere. Il Pinturicchio, ma chi è il Pinturicchio? È un imbianchino senza futuro, no? Addamaritasse con Tommaso. Che gran capoccione! Per me quello è un uomo senza sentimenti e anche rincoglionito. Il suo commercio, una bufala, un imbroglio e poi con quello che te sforna. Più impasta e più annaspa, a voto. Annaffia il marino e lo spaccia per vino, sgraffigna sul peso e sbaglia a dare il resto. Per me è un pidocchioso che pensa solo a fare i soldi. Ma per quanto è lunga la lungara sarà lui a nappe stracci. E poi... che mattone, mai un guizzo di vita. A guardarlo me si stringe il cuore, me fa friccica. Benvenuti qui, tutti amici miei. Stiamo in compagnia, prego. Cardinali e re, e taglia borse. Basta che c'hai il baiocco. Non c'è un altro posto che varga questo, essendo che c'è la mia bravura, la mia grande arte, atteso che sono il re degli osti e faccio la giriola come nessun altro fa. Sono un cordialone, un gran battacchione, dono la felicità. Qui si beve il vino solo de marino, la porchetta è a sazietà. Siediti tranquillo, apri il borsellino, un onesto prezzo avrai. Da Giacinto Luzzi tutto in forma, giuro, non si invecchia mai. Hai la macchiola! Non importa niente di nessun cliente, pensa solo di incassare. Hai pagato? Da macchiola! Occhia la bilancia, sotto c'è del piombo, parte già un letto in più. Venete in mezza, ridatemi il tecino! La signora è dura, il marino non c'è ormai. La giacinta non si schiatti prima, però non si becchia mai. Schiatti prima! Ma che schiatti prima! E poi, se proprio devi schiattare, ma schiatta fuori, no? Ma non ho capito! Non è vero, no, io so tutto cuore, amo il mondo intero. Qualche volta, ecco, mi scordo il resto, ma perché sono distratto? È distratto, certo fare credito. State zitta! Gli procura ansietà. Ma nessuno può pensare che sia solo avidità. Chiarone, faccio la giriola come nessun altro fa. Ogni mio cliente, anche se è pezzente, io lo tratto come un marascià. Yeah. Io mi faccio il quattro per servirlo al meglio e sfrutto ogni opportunità. Per i miei prodigi chiedo solo il giusto, non c'è in me cupidità. Ma da Giacinto Luzzi è ben gradita un po' di prodigalità. Scappa, va! Aglie, porta, porta, di qua, dai. Non importa niente di nessun cliente, pensa solo di incassare. Yeah, yeah. Mettersi insieme, spandere il
Non è che ci sia poi tanto con quella testa bacata a sé. Si scorda del sale, non sa impastare, non sa infornare e poi no. Dimentica il lievito e cede con il sale. Ti riempie di braccia la pasta, la brucia. E qua. Ti sforna mattoni piuttosto che pane. Ma lui... Sentiamo un po', che è che giuri? Da Giacinto Luzzi, non è proprio detto che si debba... Ah, a ridaglie! Il suo Giacinto Luzzi è fatto proprio del campione, dove sta? Meglio, ancora? E Giacinto Luzzi non ha vita, gioia, soldi, qualità. Sara, ma a me sta storia che stai a scrivere, a me, non mi piace. Avete bevuto? Avete mangiato? E quando mi pagate? Ma vedi questo, va, segna! Tu vieni con me, vieni.